Tutto inizia da che cos'è il Qi? Perché è un concetto un po' difficile, nel senso che viene tradotto con energia e molto spesso questo porta a considerare la medicina cinese qualcosa di molto new age, perché l'energia che fa le cose, eccetera. Questa medicina è il contrario della new age, è fatta almeno 3000 anni fa, quindi è proprio una cosa differente. E se andiamo a vedere la traduzione di energia come concetto fisico, intendo proprio Albert Einstein, questo concetto qua, che questo tavolo è energia, il vento è energia, che io ho difficoltà a capire perché per me la materia è materia, l'energia è energia, faccio fatica a considerare energia la materia, però di fatto la materia è energia, è una realtà, dobbiamo accettarla. Se noi accettiamo il Qi come traduzione di energia in questo senso, funziona, perché tutto è Qi e tutto è energia. Questo viene dai testi classici. Se voi volete approfondire la medicina cinese, capire qualcosa di più della medicina cinese, dovete passare dal taoismo, perché viene tutto da lì. Cioè, c'era il taoismo, scuola naturalista come veniva chiamata, e poi hanno iniziato a formulare tutte le altre arti della Cina. La medicina è una, ma c'era anche la calligrafia, l'arte della guerra, il feng shui, sono tutte arti che si basano sul taoismo, sul tai chi, il simbolo dello yin e dello yang. Vengono tutti da quella sorta di amore per la natura, tipo la natura è perfetta, ci piace tanto e noi vogliamo assomigliare a lei il più possibile e ricerchiamo nelle sue leggi la spiegazione di tutto quello che vediamo, tutto quello che c'è nell'uomo e fuori dall'uomo. E osservando la natura, capendo le leggi della natura, cercavano di interpretare i fenomeni umani e cercavano di prevederli e cercavano di trattarli. Questo è il taoismo nella medicina. E il taoismo vede il suo libro principale nel Tao Te Ching, il libro del Tao, di Lao Tzu, Lao Tse, Lao Zi si scrive. E in questo libro, che sono le basi del taoismo, ci dice che tutto è Qi. Quindi questa affermazione, se l'ho scritto, sì, esiste un solo Qi, tutto è Qi, viene dal taoismo. Quindi è un'affermazione, come dire, con un'ottima bibliografia scientifica per quanto riguarda la tradizione cinese. Il punto è che tutto è Qi, ma se vogliamo fare un discorso sull'energia, dobbiamo iniziare a differenziarla, perché se tutto è Qi, noi allora come facciamo a distinguere l'alto dal basso, la destra dalla sinistra? E quindi diventa necessario, per fare un discorso, iniziare a separare le cose, iniziare a differenziarle. Ed ecco che abbiamo quindi una prima separazione, che è lo yin e lo yang. Non so se l'avete fatto ieri questo, ok?